Amici di Motore Online, oggi facciamo un tuffo nel passato. Oggi siamo al compleanno della Renault 5, la storica vettura della Losanga, che compie 50 anni. Siamo qua con una bellissima collezione appunto di Renault 5 e poi ci saranno anche delle altre sorprese. Salite con noi sulla vettura francese. Questa collezione comprende oltre 20 modelli firmati Renault Classic, partendo dalla primissima versione L del 1972, ancora con il vecchio logo Renault, modificato poco dopo nella versione TL, con il nuovo logo con i tre diamanti ancora oggi simbolo della casa francese, rispettivamente col motore d'ingresso da 33 e 44 cavalli. Quattro anni più tardi, nel 1976, arrivò la GTL. Fu la terza versione della Renault 5 e mise in primo piano il risparmio dei carburanti con soli 4,5 litri su 100 km, in un periodo in cui la crisi del petrolio aveva portato il prezzo della benzina a valori molto alti, un po' come, ahi noi, stiamo vivendo anche ora. La Renault 5 GTL portò al debutto anche altri due elementi, la protezione laterale e la versione a 5 porte, quest'ultima però con la seconda generazione nel 1980. La collezione di Flins ci ha portato anche nella seconda parte della storia della R5, quella degli anni 80, quando il successo era ormai già una certezza. Con l'arrivo della TX, la nuova versione top di gamma con oltre 50.000 unità vendute, per arrivare alle ultime versioni realizzate come la Laureate Parisienne in Italia o la Super 5 Baccara, legata al lusso o con numerosi elementi di alta gamma. La Renault 5 ha visto anche numerose versioni particolari di serie e non, passando dalla R5 Tour de Mans, con cui è stato effettuato il giro del mondo in 80 giorni, o la versione pensata per la polizia, mai però arrivata in strada, ma anche la prima Renault 5 elettrica, sviluppata con la società elettrica francese e realizzata solo per la flotta dell'azienda, con 60 km di autonomia e 60 km orari di velocità massima, per arrivare alla Renault 5 Turbo, una delle versioni più iconiche, con il suo design esclusivo e 160 cavalli di potenza. La R5, come dicevamo, ebbe successo in tutto il mondo e in particolare ebbe uno sviluppo importante negli Stati Uniti. Proprio dagli USA è arrivata la R5 Le Car Van, prodotta in 450 unità con due posti ed un posteriore dedicato esclusivamente al trasporto dei bagagli. La Renault 5 è stata anche una vettura utilizzata per il motorsport, per i rally in particolare, in cui ha ottenuto risultati e partecipazioni importanti, tra cui lo storico rally di Monte Carlo. Eccoci qua, vi avevamo parlato di una sorpresa. Ed eccoci al volante di una Renault 5 TL del 1974. Perché le vetture che avete visto della collezione non sono solamente appunto ferme lì, statiche, ma sono quasi tutte pronte per la guida. E noi appunto ci siamo messi al volante di questo modello. Beh, davvero un tuffo nel passato, perché ovviamente all'epoca, diciamo, non c'era il servosterzo, l'aria condizionata, anche i freni non sono come adesso, che appena tocchi il freno la macchina quasi inchioda. Ecco, qua ci vuole un po' più di tempo, quindi bisogna anche essere attenti da quel punto di vista. Però veramente una giornata assolutamente piacevole qua nelle colline, nei dintorni, diciamo, di Parigi. E c'è da dire che prima di aver provato questa ci eravamo messi al volante anche di una vettura retrofit, cioè di un modello, una Renault 5 che è stata trasformata in elettrica. Ecco, lì c'è un particolare in più, che a differenza delle elettriche, diciamo, moderne, ha il cambio. Al cambio, e quindi è abbastanza particolare e anche abbastanza strano, volendo, perché bisogna un po' capire quando effettuare la cambiata non avendo il sound, diciamo, del motore classico termico come su questa vettura, che ti dà un aiuto, diciamo, quando arrivi a un certo numero di giri e decidi di fare la cambiata.
Comunque, diciamo appunto una giornata davvero interessante che non è ancora finita. Dopo aver visto la collezione e dopo averle anche guidate, chiudiamo questo nostro viaggio nel passato con la Renault 5 Diamant, che è un esemplare creato appositamente per festeggiare i 50 anni della Renault 5, aspettando l'arrivo della nuova versione 100% elettrica nel 2024. E con questo è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video!